Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro italiano e leader di Forza Italia, è spirato all'età di 86 anni in seguito a una lunga battaglia contro la leucemia mielomonocitica. Il magnate era stato ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove il dottor Alberto Zangrillo e il suo team medico si erano dedicati alle sue cure. Purtroppo, le condizioni di Berlusconi si sono deteriorate progressivamente fino al tragico epilogo avvenuto questa mattina, 12 giugno. Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Marina, i figli di Berlusconi, si sono precipitati all'ospedale San Raffaele nel giro di pochi minuti, profondamente commossi dalla perdita del loro padre. Lì, nel luogo in cui l'ex primo ministro ha trovato la sua fine, sono state scambiate parole sussurrate e lacrime di disperazione. A Lesa, in provincia di Novara, il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha reso omaggio a Berlusconi chiedendo un minuto di silenzio durante un evento. Un grande uomo e un grande italiano ci ha lasciato, ha dichiarato Salvini con voce pesante di tristezza. In seguito all'annuncio della morte di Silvio Berlusconi, numerosi politici hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell'ex primo ministro. Le riforme promosse da Berlusconi hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del paese. La sua morte rappresenta uno di quei momenti in cui tutti, sia coloro che hanno appoggiato o contrastato le sue scelte, si sentono profondamente coinvolti. Enrico Letta, esponente di spicco di Forza Italia, ha espresso il suo affetto e la sua vicinanza ai familiari e agli amici di Berlusconi, nonché a tutta la comunità politica del partito. Berlusconi ha segnato la storia del nostro paese. La sua morte è un'immensa perdita, ha dichiarato Letta con voce commossa. Nelle prossime ore, saranno forniti ulteriori dettagli sulla morte di Silvio Berlusconi, svelando gli ultimi tragici istanti di questa grande personalità che ha segnato la storia dell'Italia. Le sue esequie saranno celebrate nei prossimi giorni, e il dolore immenso che questa perdita ha generato si estende non solo ai familiari, ma anche a tutto il mondo politico e al partito di Forza Italia, che ora si trova privo della sua guida carismatica.